Cosa è cambiato dagli anni 50 ad oggi? Come si viveva prima e come si vive oggi? Sono nato negli anni 50, non molto tempo fa, tutto sommato. Riflettendo sulla famiglia di oggi, mi sono affiorate alla mente immagini di quando ero un bambino, quando, dopo un'attesa estenuante e carica di aspettative, era finalmente arrivata la mattina di Natale, in cui alcuni giochi, dolciumi e frutta facevano il loro figurone sul tavolo della sala da pranzo. Vivevamo in un quartiere e ogni famiglia aveva 3, 4 o 5 figli. Giochi attesi per mesi, scelti con estrema gioia e non sfogliatamente su un catalogo o su un sito internet come accade oggi. Partite di calcio, palla prigioniera, erano all'ordine del giorno. Gli amici si andavano a chiamare a casa e a volte ci si fermava lì ad aspettare che finissero di mangiare o di fare i compiti, partecipando a un pezzo della loro vita familiare prima di precipitarsi fuori a giocare. Per strada non c'erano pericoli, si poteva liberamente circolare da soli, andare a scuola, a comprare il pane, a trovare un amico. E la TV iniziava nel tardo pomeriggio, se proprio non sapevi cosa fare. I nostri genitori ci vedevano tornare a casa la sera, senza averci mai dovuto chiamare con il cellulare, che del resto non esisteva. Potevamo contare sul nostro senso di responsabilità e su quello dei ragazzi più grandi. I ragazzi di oggi si annoiano, non hanno più le camerette con i giocattoli, ma hanno la PlayStation e l'Xbox e cellulari sofisticatissimi. Chi avrebbe immaginato che il ritratto della famiglia riunita e sorridente davanti alla TV, utilizzato dalle pubblicità degli anni 50 e 60, si sarebbe trasformato nella desolante realtà attuale, in cui ogni membro di essa è nella sua camera davanti al suo programma preferito. La società che abbiamo oggi è caratterizzata dalla disgregazione atomistica della comunità. Gli individui sono rimasti isolati dalla maggior parte delle relazioni che danno un senso all'esistenza. Nonna, a quel tempo avevate tantissimi amici, non come ora. Dovremmo sostituire amici al posto di PlayStation, corse al posto di divani, genitori al posto di babysitter elettroniche, libertà e consapevolezza al posto di catene telefoniche, senso di giustizia e condivisione al posto di egoismo e prevaricazione. E infine e soprattutto no quando è no e sì quando è sì. Negli ultimi anni la struttura della famiglia ha subito importanti cambiamenti. Sì, c'erano diversi membri che vivevano sotto lo stesso tetto. In una casa molto spaziosa c'erano i genitori e i loro figli, nonni, zii e zie. Ora la famiglia è piccola o nucleare ed è composta solo da padre, madre, uno o due bambini. I forti legami che univano la famiglia si sono sciolti e hanno lasciato il posto all'individualismo e all'egoismo. In passato non c'erano case di cura per gli anziani. I giovani si prendevano cura di loro e questo sostegno non era considerato un atto di carità, ma era un dovere. La famiglia di ieri era autoritaria, quella di oggi è più democratica. Nella famiglia di ieri anche i nonni, gli zii e le zie avevano potere sui più giovani.
Tutti i membri della famiglia dovevano sottomettersi agli ordini del nonno e degli anziani. Oggi l'individuo gode di una grande libertà, prende decisioni, fa scelte, vive da solo, lontano dalla famiglia. Quindi la struttura familiare si è disintegrata e l'individualismo è diventato parte integrante della morale. Perché la famiglia è il luogo di unione e rimane nel nostro cuore il rifugio, il terreno protetto, il territorio fondamentale, quello della nostra prima identità. Ci riporta a ciò che siamo essenzialmente, quindi non dobbiamo disgregarla. Quindi la famiglia dobbiamo mantenerla unita e amarla sempre. Siamo bene in famiglia, in famiglia, famiglia in famiglia. Siamo bene in famiglia, in famiglia, famiglia in famiglia. Siamo bene in famiglia, in famiglia, famiglia in famiglia. Siamo bene in famiglia.